Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Come potete vedere, è tornato il green screen, ci saranno forse un po' di pasticci perché ho dovuto risetappare quasi tutto da zero, ma insomma, vediamo. Non mi ricordo Ooh, as well, I assolutamente hope. niente di cosa stessimo facendo, sinceramente. Andiamo a vedere un attimo. Allora, come... Questa abbiamo solo la conquista dell'Asia, va bene. Ma post management abbiamo. Ah, tra l'altro, non mi ricordo se l'avevo detto questa cosa qua nell'ultimo video. Che questo potenzia tutti. Aurus Arius Metellus. Lo fai vedere qua, no? Sto. Questo Lucius Fabrius. Speculator Workshop. Ah, questo è per gli stratagemmi. Sì, vediamo. Andiamo a vedere un attimo com'è la situazione. Magari con gli stratagemmi. Tra l'altro, c'è stato un rework degli stratagemmi e delle battaglie delle regioni. Per cui adesso vedremo un attimo com'è. Tra l'altro, sono in un'altra, con un altro setup. E per il discorso del green screen, può essere che l'audio e il microfono non siano ottimali. Non lo so, ho dovuto cambiare un attimo le impostazioni audio. Ho dovuto spostare un po' la webcam e tante cose, per cui spero di non far casino, insomma. Ho fatto un po' di prove, un'oretta, e sembra abbastanza a posto. Allora, dove siamo noi? Qua. Abbiamo preso questa zona, ci manca solo da prendere l'ultima qua, Kizikos. Però nella gente... Ah, guardate che è tutto diverso. Army Strength. Sono... Sono scarsi in infantry e in artillery, spero. Quindi se gli mando uno che sa bene infantry e sa bene artillery, raccaviamo bene, non lo so, chissà. Però noi come siamo messi a legione? Dimmi un attimo qua. 4-5-26, ma come potere 5-3-9-9. E forse possiamo upgradare ancora un attimo. Entriamo un attimo. Voglio vedere se abbiamo da spendere ancora dei soldini. A parte che non ho guardato quanti soldini abbiamo. Se ne abbiamo pochi, probabilmente avevo già speso. Oppure se ne abbiamo tanti, probabilmente avevo già speso. E se ne abbiamo medi, che non si può sapere. Allora, intanto mi sta venendo male al polso. Non è una buona cosa. Sto registrando di mercoledì, dopo c'è anche la live. Speriamo che tutto sia a posto. Allora, vediamo un attimo. Ero davanti alle barracks, per cui probabilmente ho già... È già stato spawn, replenish manpower. Non esiste più il coso, e l'hanno spostato. Commander trades. Abbiamo due di tutto, per cui buona. Legionism. Ah, perché loro vanno in giro con la legione. Ah, figo. Il tizio che ha il bagno, e questo è il bagno, questo è il bagno. Vabbè, niente. Replenish, possiamo... No, esatto, siamo al massimo. Per cui direi che possiamo direttamente attaccare ora o abbiamo della gente ammalata. Mi sa di no. Penso che siamo proprio full, full, full. Adesso aspettiamo che torni la legione, vediamo un attimo. Così vedremo subito, 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 subito come va con il nuovo tipo di combattimento. E non è male, sono abbastanza contento. Tra l'altro hanno annunciato un DLC sui gladiatori, ma non penso che lo prenderò. Cos'è che ha? Costa 10? No. Assolutamente, ma questo è proprio da follia pura, proprio. Ok, la regione è tornata. Abbiamo della gente... La gente malata. Manpower 4526. Non mi ricordo se 4526 è il massimo. Oppure se... No, penso di sì. Allora, qua fa un power recover. Vediamo un attimo che... Ah no, ok. Ok,
Ok, non ha Missing Manpower, ne ha anche Injured, quindi è al massimo. Quindi direi che possiamo fare Attack Outpost. E noi come semplici omini cosa facciamo? Una camminata ci facciamo. Ah, dov'è che stavamo andando? Stavamo già andando. Oh? In giro. Di nuovo Olive Garden. Apriamo press on, cosa succede? Disapprovano. Però abbiamo trovato 11 razioni. Ok, allora è una cosa da non fare, perché le razioni non ce ne frega niente, è molto più importante il morale dei nostri uomini. Ok, allora vediamo un attimo come si risolve qua la questione. Questa è l'indicazione della specializzazione di tutti i tuoi 100 ioni. Va bene. Negative ti penalizzano, ok. Vedi un attimo che effetti verranno sbloccati e quando. Oppure clicca Open Overview per comprovare gli effetti. Quando hai sbloccato un effetto, resterà sbloccato per tutto il resto della battaglia, anche se torna indietro rispetto al Threshold. Ok, loro come specializzazioni hanno il coso. As penalties to the tracker. Ah, ok, quindi avrò un meno 2 a questo e avrò un meno 1 a quello. Va bene, allora. Loro hanno. Va bene. Ah, ok. Ok, ci hanno effettivamente ridotto questo a 0. Ah, e là c'è un indicatore. Cioè, se fosse 1 avremmo meno 5 di enemy morale, meno 100 enemy manpower, meno 200 enemy manpower, eccetera, eccetera. Mentre invece questo, per esempio, col fatto che ha 2, ah, ci fa vedere, minimum power meno 50, enemy manpower meno 50, enemy manpower meno 50. Questo l'ho sbloccato, sì, perché siamo a 1. Però questo che è 0. Ok, ma se noi scegliamo questo. Ci cambia il coso? Sì, perché ci porta a 3 il coso, il carretto. Mentre vedete, questo ci porta a 3 la cavalleria e a 1 il cosillo. A 3 ci sblocca qualcosa? Player aggression meno 25%. Ah, buono, buono. Questo invece cosa ci fa? Niente. Porta a 3 la cavalleria e. Questo invece porta 3 i carri. Il 3 del carro ci dà un common loot reward. Ok, allora vediamo un attimo. Quindi siamo indecisi tra questo e il primo, che sono i migliori. Ma ci dà un resource gain 15%, survival chance 100%, subordination 0. Questo anche 100, ma al 20%, per cui non, per quale motivo non dovrei scegliere questo? Questo ci dà il loot box, questo non ci dà il loot box. Uh, 102, 102, però questo ci dà più aggression e l'altro ci dà il loot box. Ma e andrei sul. Ah no, questo dà un. Ah no, sono delle cose di diverse. Ah, ognuno per la classe. A questa classe, cioè il Sagittarius, ha player aggression 20%. Il Triario. No, il Princeps è questo? Sì. Ha 20% di difesa. Il Triario ha 20% di casualty survival rate. E il Veles invece ha 15% di resource gain. Quindi alla fine è un discorso tra loot o player aggression. Non so se ci serve la player aggression effettivamente. Proviamo ad andare con la loot box. Open Overview cosa ci dice? Ah, ok. Delle specialization. Va bene. E questi ci vengono dati a delle strutture probabilmente. Perché vedi i simbolini delle strutture. Va bene. Sono quelle che sbloccano le cose in più. Allora.
Allora hanno fatto degli effetti, ah, hanno fatto degli stratagemmi per cui ci hanno diminuito la infantry e ci hanno aumentato la logistics. Ma tanto logistics a 4 non ci cambia niente, però questo ci ha tolto il discorso del meno 50. Ah, e questo fanno aumentare le robille. Se spammo questo. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè. Questo toglie l'affare là, aumenta il player aggression, ma perdiamo il enemy morale. Questa invece aumenta la player aggression, ma diminuisce il manpower. No, non ci piace. Questo invece diminuisce l'enemy morale meno 5. Però ci dà un 5 di legend morale. Però se abbiamo la struttura, non lo so. Un 25 di player aggression. Questo porta a 6. Ma proviamo Protected Flank. Consistite lato per l'imperformance. Sono attrito, ok. Allora hanno fatto meno 1 e 1. Aia. A meno 1 cosa ci succede? Meno 5 di morale. Cavolo. Abbiamo fatto più 1 invece a questo, che ci dà. Abbiamo perso 50 di manpower. Allora, se noi alziamo questo, ci toglie il player aggression. Ma ci aumenta la difesa e ci toglie il discorso del morale negativo. Direi che conviene. Se no questo a 8 cosa succede? Loot reward legendary? Possiamo provare a spingere in quella direzione effettivamente. Ci aumenta anche l'altro, ci diminuisce solo questo che c'ha il manpower. Proviamo a puntare sui carri. Carri. Non mi è molto chiaro sta roba qua come impatta le cose, però. Punto 9, mentre noi di attrito abbiamo 8. Ha fatto 1 e meno 1, cavolo. Quindi questo siamo negativi adesso. Meno 50 di manpower. Allora io tirerei su, se possibile. A questo ci tira su quello buono. Dal Loot Reward Legendary. Vediamo un attimo come funziona. Però ci porta giù a 2 questo. Cioè, se facciamo questo, poi dopo non arriviamo mai. Questo invece ci arriva a 9. Ed è un po' più safe perché ci. In realtà no, ci alza di uno questo che non cambia niente. Vediamo questo qua, dai. Meno 142, ma non è che cambi molto il discorso della battaglia. Sono solo dei codilli. Ah, ma c'è una barra qua accanto che non avevo notato. Ok, ci hanno tolto 50 di Legend Manpower, ma. Ah, la nemica sarà completamente distrutta? Ma perché? Forse perché sia l'ultima cosa o perché hanno cambiato questa roba? Vorrei alzare quello. Ah, questo lo porta a 2. 0. Però ci alza
Questo, Man Power, farei questo. Legend... Ah, no, questo c'è ancora. Legend Man Power 50-100. Però non ha il malus che c'era in passato. Ah, ok, pensavo ci fossero solo i cosini sotto. Invece c'è sia da tenere in conto i cosini sotto che i cosini sopra. Mi piace perché così almeno è un po' più situazionario. Esteriamo! Ah, distrutto completamente, non ho capito perché. Però se hanno tolto lo threshold, il threshold, o se è dato dal fatto che era l'ultimo accampamento loro, lo scopriremo probabilmente. Ah, questo è aumentato di potere, gli altri no. Abbiamo ottenuto 70... Ah, abbiamo occupato la legione, va bene. 79 denari, 19 schiavi, 39 razioni, tutta questa roba abbastanza insulsa, no? Vabbè, gli schiavi no. Completamente distrutti. Ok, 4 prescind, 24 regular e 153. Invece il legendary, vediamo com'è. Una Doru e una Panoplia. Ok, Panoplia però è viola. Beh, non tutta sta storia, ma ok. Allora, pacification. Va bene, e con questo... Competitive Pacification, va bene, è sempre Competitive Pacification. Cosa che abbiamo? Party Management, perché? Perché abbiamo dei nuovi oggetti. Ok, hanno cambiato le skill prepotentemente. Ma sembrano le stesse. Oh, adesso dovremmo rispeccare tutti. Vabbè, quanto... magari finisco un attimo prima del video. E la missione di pacificazione qua qual è? Qual è la missione? Ah, devo parlare con il primo Spirus. Proviamo con Primo Spirus, poi dobbiamo rispeccare tutti i tizi. E vediamo che succede. Wisdom is off. Allora, poche razioni, ma non ha soldi. Ha tante medicine. Le razioni ne abbiamo a voglia. Quante ce ne dai? Però ti diamo... 330 ci dà 30 schiavi. Ma sì, ampliamo neanche di schiavi. Non è che abbiamo tutto bisogno di... Sono i soldi l'unica cosa che manca, ma lui non ne ha. Quindi Primus Pilus, no, Primus Pilus è quello sopra sempre, perché parlavamo sempre con lui se non ricordo male per questo genere di cose. Andiamo a Scouts have chiacchierare con lui. discovered a stockpile of Greek fire in the region. To our surprise, it seems to Ok. be guarded. They appear to be well armed, but to what purpose we do not know. Ok, ma semplicemente un magazzino. Cosa... È importante un'arma se non c'è un guerriero. Greek fire is a potent weapon, and surely it is guarded for a reason. In a way, the weapon is waiting for its warrior. We should not. Sicuro che questo cumulo di provviste non è apparso da It nulla. did not. Our scouts clearly failed in their duties. It won't happen Hanno again. fallito i nostri esploratori. Va bene, non è un problema grave, I know, but this kind of mistake usually costs dai. lives. Lo so. Come pensi dobbiamo agire? It will explode upon contact with fire. A few Va well bene. thrown torches should take care of it. Or some fire arrows. I would recommend against hitting it with swords. Standing near it when it explodes would not be Bene, vai. wise. Agreed.
A small team of your Praetorians should be able to undertake that mission. Away, Legate. D'accordo. Outpost management invece. I tizi hanno refillato. No. Ha riempito le reclute, ma tanto in realtà non ci serve perché abbiamo scoperto che ce l'avevamo già il tizio che sta ai bagni. Workshop ancora sta lavorando, va bene, quindi mi sa che è il discorso di respeccare. Vediamo un attimo. Ok. Lo faremo prossimamente. Vediamo solo un attimo come cambia. Due stati strong. Question, health, morale. No, penso che non sia cambiato troppo. Non mi sembra cambiato troppo. Vediamo un attimo, Giulia. Interrupt. Va bene. Quick shot. Versatile. È uguale, ranging shot, sì. Marksman. No, non mi sembra che sia cambiato troppo. Vabbè, niente, andrò a occuparmene personalmente. Detto questo, io vi saluto. Vi invito come al solito a iscrivervi, lasciare un mi piace e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.